Attenzione, valutamela bene. Marotta rinnova a dicembre con scadenza peak bond a maggio, con totale incertezza sul futuro. Ma il contratto di Marotta scadeva nel 2025, perché rinnovarglielo ora? Che fretta c'era, maledetta primavera. Tra l'altro, ragazzi, fatemi aprire una parentesi. Sono stato minacciato pesantemente per aver detto e per aver fatto notare che si comprano iscritti, che si fa pirateria, che si prendono strike dall'Inter. Sono stato minacciato, io sono qui, non ci sono problemi. Quando vuoi venire, vieni pure. Io sono qui, ho preso comunque le mie precauzioni, perché non si sa mai nella vita, perché ragazzi, ce ne sono tanti di pazzi che perdono la testa. Ma il problema qual è? Che poi io ho anche una famiglia da difendere davanti a certi pazzi malati di mente. Il discorso qual è? Che io, a parte, io non sono un difensore dell'Inter, li ho invocati anche ieri, i difensori dell'Inter, ma vedere persone che usano l'Inter per i loro disturbi mentali, a me dà noia, perché per i disturbi mentali ci sono i medici e non c'è nulla di male ad avere dei problemi psicologici. Purtroppo, cioè, sono cose che si curano, no? YouTube non ti fa bene, perché arrivare a dire quelle cose vuol dire te di cervello te non ci sei con la testa, te sei un fuori di cervello, uno che compra gli iscritti, mi devi dire, cioè uno che gode a comprare gli iscritti e non lo guarda nessuno, te mi devi dire se è normale. Sai perché? Perché io ho una figlia. Io ho una figlia, ora questa è una cosa totalmente diversa, e però ce la puoi riallacciare un po'. È come quel bastardo che ha ammazzato Giulia, quella ragazzina. Questa è gente che non accetta di non piacere. È gente che non accetta di non piacere e si comprano iscritti che non esistono perché fanno le live, sono in 20. Bisogna accettarli, no! Perché poi nascono quei pezzi di merda che ammazzano le ragazzine! È uno schifo! Gente non accetta i no! Gente che non accetta di non piacere. Se la vita ti dice no, è no! Lo devi accettare! Per te è no! È no! Come quando una donna ti dice non gli interessi. Eh no, è inutile tu insista. Eh no, è no. Contratto di Marotta scadeva 2025. Attenzione, concentrati. Perché rinnovarglielo ora? Per fargli passare la voglia della Lega, di quello che voleva fare lui, di quello che stava dicendo negli ultimi mesi. Perché? È stato preso per la collottola, come si dice in Toscana, gli hanno detto te firmi il rinnovo. Perché può piacere o non può piacere, signor Marotta, io non mi rimangio le parole, non ho problemi. A me, come personaggio, non mi entusiasma più di tanto, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Però il signor Marotta ti può rimanere sui coglioni, non ti può rimanere sui coglioni, ma il suo lavoro lo può fare. Se poi ci metti anche tutte le amicizie che ha, ad oggi, e ripeto, a me non è che mi faccia impazzire Marotta, perché gli ho visto fare delle cose che a me non piacciono. Ad oggi, e soprattutto viene, comunque ha fatto parte del sistema, e già a me quella è una cosa che non mi piace. Sistema intendo la Juve, così per scherzare, intendo andare alla Juve. Per un nuovo progetto che sta per, finalmente l'Inter tornerà ad avere un progetto, perché con questa proprietà potevi solamente affondare barra fallire. Per un nuovo progetto serve una persona esperta e preparata, quindi ripeto, indipendentemente dalle simpatie o dall'antipatie, il signor Marotta ad oggi è uno dei dirigenti più bravi ed apprezzati in Italia, ed esperti soprattutto, perché ha tantissima esperienza. Quindi cos'è successo? Sapevano che il contratto scadeva tra 2 anni, necessiti del tempo per approcciare un nuovo progetto, per dare continuità al progetto, e poi gli rinnovi anche il contratto, perché alla fine anche Marotta ha contribuito nel valorizzare il club. Mi stavo grippando. Anche Marotta, bisogna dirlo, guarda, a me mi osta, perché non sono un grande fan di Marotta. Nel valorizzare il club,
Comunque ci sono anche i meriti di Marotta, vedi i risultati sportivi degli ultimi 2 anni, perché i risultati sportivi ci sono stati, ma ci sono dei risultati in un'azienda, parlando di azienda, che a livello economico va a picco, perché è come quello scemo che ti dice che stanno migliorando i bilanci, ma crescono i debiti tutti i giorni. Capito qual è il discorso? Crescono debiti tutti i giorni. Sono venuti fuori gli articoli ora, no? Di quelle testate giornalistiche attaccate al New York Times. Buongiorno, sono 2 anni e ti diciamo abbiamo più di 1 miliardo di debiti. Quindi la nuova proprietà che sta per entrare, non so quando entrano, ma io ti posso dire maggio è vicino, non arriveremo a maggio, non arriveremo nemmeno a aprile, non lo so quando entrano, ma ormai la forbice è di 4 mesi. Proprio a tirarla fino alla fine, io mi auguro che cambi domattina la proprietà, perché voglio tornare ad avere un progetto. A me di fare gli stand team con gente di 36-37 anni in un periodo di carestia mi può andare anche bene, ma 1 anno, 2, noi siamo l'Inter, non puoi andare poi a rovistare sempre nella spazzatura delle altre squadre, non ti va sempre bene con i 35enni e i 36enni, se non investi nel calcio muori e qui non si investe più da 3 anni e mezzo. Questo è quello che dovevo dire. Ciao Inter.